Come sta? Buongiorno a lei. Bene, grazie mille. Posso rubarle qualche minuto? Certamente, sono a sua disposizione. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più sulla sua vita passata. Dove e in che modo ha trascorso la sua giovinezza? Sono stato un bambino e un adolescente solare e sempre pronto ad aiutare gli altri, soprattutto gli indifesi. La giustizia e la correttezza morale sono stati fondamentali nella mia vita. Ero solito giocare con i miei amici per strada. Mi piaceva stare all'aria aperta e non mi mancava proprio nulla. Vivevo al 57 di Via della Vetriera, nel quartiere Khalsa. Il suo nome è arabo, ma di quel passato non resta tanto. I miei genitori gestivano una farmacia e io qualche volta li aiutavo nel lavoro. Mi piaceva parecchio. Della mia infanzia e della mia adolescenza ricordo i giochi, le risate, la voglia di stare insieme, il mare e il caldo di Palermo. Quanto è stata importante la sua famiglia per la sua formazione? I miei genitori sono stati essenziali. Mia madre era una donna dolce e mio padre era una persona con un grande cuore, un uomo altruista e un onesto lavoratore. Da lui ho appreso che nella vita non tutti nascono con una buona dose di fortuna. Ci sono persone che per vivere devono lottare di più e per loro la strada è sempre in salita. Grazie a lui ho conosciuto uomini, donne, bambini meno fortunati, ma anche coraggiosi e determinati. Le racconto questa cosa. All'inizio della loro attività, i miei genitori avevano dei clienti non paganti. Si trattava di persone povere che acquistavano farmaci, ma che purtroppo non erano in grado di effettuare subito il pagamento. Perciò, inizialmente, mio padre aveva preso a scrivere i loro nomi su un taccuino. Col passare del tempo, conoscendo di più le loro storie e le loro difficoltà economiche, decise di cancellare il debito. Indubbiamente si tratta di un bellissimo esempio. Dunque, come ha maturato il senso della giustizia sociale e il desiderio di combattere le ingiustizie? Anche mio nonno è stato una fonte di ispirazione per me. Lui viveva in un paese dove imperava un piccolo mafioso. Il boss esigeva il rispetto da tutti e, quando la gente gli passava davanti, pretendeva sempre un gesto di ossequio. Un bel giorno mio nonno passò davanti a lui. Tutti gli altri lo salutarono per timore, ovviamente, e non per rispetto. Mio nonno invece si rifiutò. Il mafioso dunque gli diede uno schiaffo e gli intimò di salutarlo. Lui lo sa che cosa disse? Gli disse che non l'avrebbe mai fatto e continuò per la sua strada. Adesso comprendo da dove ha tirato fuori tutto il suo coraggio. Di sicuro è scritto nel suo DNA. Tempo fa, durante un'altra intervista, ha detto di aver letto tantissimi libri. Cos'è che l'ha portata ad avere tutta questa grande passione per lo studio e per la conoscenza? La lettura è sempre stata il mio forte. A casa avevamo una grande libreria piena di libri. Tutta la mia famiglia era acculturata, quindi non potevo non studiare. Ha mai avuto paura per il lavoro che ha condotto? Ho sempre detto, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Con questa frase ho cercato di far capire a tutti, giovani e adulti, che occorre avere coraggio, sempre. Ho sempre pensato che il coraggio di affrontare ogni situazione renda gli uomini diversi. Non esistono eroi, ma uomini e donne coraggiosi che lottano per un ideale. Questo fa la differenza. Se vogliamo fare la differenza, pertanto, dobbiamo essere coraggiosi nelle scelte che facciamo ogni singolo giorno. Sappiamo che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Giovanni Falcone. Avevate una forte intesa e questo era evidente. Eravate colleghi, ma anche due amici, in grado di ridere e scherzare anche quando le cose diventavano complicate. È sempre bello vedere la foto che vi ha reso immortali, scattata da Tony Gentile e diventata una delle più celebri della storia della fotografia italiana. Da lì si evince la vostra forte complicità, ma anche la stima che avevate l'uno dell'altro. E come non notare quei sorrisi che vi rendevano ancora più vicini alla gente comune. La vostra grandiosità stava anche e soprattutto nella vostra umiltà. Tutti vi sentivano vicini. Lei è davvero gentile e la ringrazio tanto per le bellissime parole. Credo che ogni lavoro debba essere svolto con grande umiltà. Riguardo al mio amico Giovanni, cosa posso dire? Era un uomo grandioso, il mio amico fidato, una persona come poche se ne incontrano nella vita.
disponibile, generoso, impavido e desideroso di rincorrere sempre e comunque le verità delle cose. Le pongo un'ultima domanda. Ritiene di essere stato un esempio, soprattutto per i giovani? Questo non saprei dirlo, bisognerebbe chiederlo loro. Di sicuro ho cercato di fare al meglio il mio lavoro. Ho creduto in quello che ho fatto e questo mi ha reso una persona credibile agli occhi di tutti. L'impegno che mettiamo nel nostro lavoro è essenziale. Il modo in cui lavoriamo e ci adoperiamo per il bene comune è un aspetto importante e fa la differenza tra noi e un altro. E lei ha fatto la differenza, questo è sicuro. La ringrazio davvero tanto. Grazie a lei, dottor Borsellino.